siamo andati alle grotte del Caglierone. Per la strada alternativa attualmente. Perché l'altra è chiusa? Perché l'altra è chiusa, la provinciale è chiusa. Dobbiamo usare il fuoristrada del sindaco di Fregona per raggiungere le grotte del Caglierone. Il percorso è quello praticato in genere dagli appassionati di mountain bike, decisamente impegnativo, ma l'unico che ci porta ai cancelli chiusi del percorso. Col permesso del primo cittadino arriviamo dove la furia delle acque ha letteralmente divelto parte del percorso con questi risultati. Danni ingenti per una delle attrattive turistiche dell'Alta Marca e purtroppo non gli unici per Fregona. Abbiamo una frana in località Ciser di notevoli dimensioni. Di quanti metri cubi? Guardi, non glielo so dire, tanti. Devastazione il risultato, secondo il sindaco, dell'abbandono della montagna. Vengono anche lasciate crescere piante di alto fusto che creano alla fine problemi sulle, come si possono definire, sulle rive del territorio e quindi col peso. E quindi quei problemi una volta non c'erano. Un danno non solo geologico ma anche economico per chi vive del turismo montano o come in questo caso del percorso tra acqua e grotte. Oggi avevamo il ristorante pieno, però col discorso degli eventi che sono successi, comunque noi lavoriamo tanto anche con Cadore, con l'Alpago, con la zona là, e hanno disdetto tutti. I danni sono ingenti oltre che al parco anche al territorio dal punto di vista turistico, perciò noi faremo il possibile affiancando l'amministrazione perché il parco possa riaprire il prima possibile, comunque non oltre l'inizio della primavera prossima. Il Presidente ha già annunciato lo stato di calamità naturale e penso che questa sia veramente una calamità naturale. Si deve ricordare anche del Caglierone, del Cansiglio. Beh, mi auguro di sì.